Buonasera a tutti e benvenuti a questo Open Day della scuola Rudolf Steiner di Lugano Origlio, dedicato oggi alla presentazione dei programmi delle scuole medie e superiori. È un momento sempre importante, l'Open Day, soprattutto di un argomento così cruciale nella vita di una persona che è l'educazione. L'educazione per i propri figli sappiamo che oggi è uno degli elementi fondamentali nella società. E un altro elemento fondamentale che conosceremo oggi sono i maestri, i professori, cioè le persone che hanno il compito di indicare la via a quelli che sono i ragazzi di oggi e saranno gli adulti del futuro, con alcuni punti fermi dell'educazione steineriana che sono proprio l'educare alla libertà. Educare alla terra, educare al libero pensiero, educare alla consapevolezza, elementi davvero fondamentali per quanto riguarda il percorso contemporaneo. Direi di passare subito la parola a Silvia Carloni per cominciare a entrare nel vivo di questa ora dell'Open Day, appunto con la presentazione della scuola Rudolf Steiner di Lugano Origlio. Benvenuta Silvia. Intanto grazie, grazie a tutti quelli che sono arrivati, che ci stanno ascoltando, che ci stanno guardando e che sono interessati a questa scuola. E grazie anche a tutti i professori che hanno fatto questo lavoro immenso di passare, diciamo, dal solito open day che facevamo qui in sede, in cui le persone potevano vedere una scuola stupenda, a un qualcosa di virtuale in cui possiamo solo un po' incuriosire, no? In così poco tempo. La scuola di Origlio è una scuola che ha una storia, che è nata 42 anni fa, è nata a Lugano ad opera di un'associazione di pionieri, fondatori, studiosi di antroposofia, amanti della pedagogia, amici della pedagogia, che ha deciso di costruire questa scuola che doveva essere un po' per i loro figli, ma poi in realtà è stata anche per i figli di tutti. E questa scuola è nata nel 1977 con una sesta classe, si è aggiunta poi una classe di asilo e ben presto è diventata una scuola molto grande. È diventata una scuola così grande che si è dovuta trasferire prima in un albergo riadattato e poi nell'attuale sede. Nell'attuale sede di Origlio, dove è circondata da uno stupendo parco. Ancora rimanendo, diciamo, sulla storia, solamente di recente abbiamo completato il ciclo con la maturità internazionale di cui parlerà poi un maestro verso la fine di questa giornata. Se andiamo sull'altra, probabilmente tanti sanno che cos'è la pedagogia Waldorf. Quello che sicuramente è tanto importante sapere è che è diffusa in tutto il mondo e che sempre di più questa pedagogia che ha compiuto 100 anni proprio l'anno scorso. È una pedagogia che si sta diffondendo tantissimo, è un movimento quello a più veloce crescita in tutto il mondo tra le scuole private ed è sicuramente un qualcosa che ci fa sentire un po' cittadini del mondo e i nostri ragazzi dovunque vadano nel mondo riescono a trovare una scuola come questa che hanno qui. Che altro dire? La scuola di Origlio è una scuola che va dal nido alle superiori, quindi ha un'offerta completa. Chiaramente la parte Waldorf è la parte dei 3 settenni, quindi quella che va principalmente dall'asilo, quindi dalla scuola dell'infanzia, fino alle superiori ed arriva fino ai 18 anni, che sappiamo in Svizzera adesso essere la conclusione della scuola dell'obbligo. Se vuoi andare avanti, abbiamo una sede qui che mi auguro che tutti possiate vedere quando ci verrete a trovare. E l'idea di questa giornata è proprio quella di dare degli spunti, dare delle possibili curiosità per poi consentire a tutti di prendere un appuntamento, di venire qua e di venire a vedere la nostra scuola dal vero, che è quello che speriamo di poter fare. Così, io penso che potrebbe essere tutto e lascerei parlare i nostri maestri, che penso che abbiano tanto. Una sola foto per far vedere una cosa, e cioè che la nostra scuola è anche
tanto piena di arte, di artigianato, di tantissime cose che servono a far crescere l'allievo in tutte le sue parti. Questo è uno degli esempi dell'Officina del Ferro. Andiamo a questo punto a dare la parola a Pierre. Ok, allora io parlerò di un'esperienza che si svolge nella scuola superiore, esattamente in decima classe. In questa età i ragazzi atterrano, veramente mettono i piedi ormai per terra e cominciano a porsi delle domande, come per esempio pian piano la domanda chi sono, o la domanda che cosa faccio qui, o perché sono su questo mondo. Ma prima di arrivare a porsi veramente in modo giusto queste domande e a forse darsi delle risposte, in decima classe c'è proprio il tentativo di costruire in modo sano un mondo interiore che possa accogliere questa individualità del ragazzo che veramente si sta sviluppando. La decima classe punta veramente molto in questo aspetto della costruzione dell'anima, e per questo le materie artistiche diventano preponderanti, comunque hanno un largo spazio, vengono utilizzate molto. Ciò che voglio parlarvi è appunto questo percorso che normalmente inizia subito con l'inizio della decima classe già in settembre, con una prima disciplina artistica che viene introdotta, che è il modellaggio o la ceramica al tornio, dove si costruiscono proprio questi oggetti che hanno come vasi, no? Per esempio, di diverse dimensioni, diverse forme, che hanno questa cavità, che hanno questo spazio al loro interno vuoto, no? E proprio modellando queste diverse strutture si può immaginare che il ragazzo comincia a modellare in realtà una sorta di proiezione proprio il suo spazio interiore, a dargli forma, a sentirlo, a percepirlo, mentre lo fa fuori lo percepisce sempre, sempre meglio anche dentro. Il secondo passo è quello di passare all'elemento della pittura, quindi a portare del colore, a portare un contenuto dentro questo spazio che pian piano veniamo a creare, e quindi veramente a sperimentare i diversi colori, cominciando dai colori primari, noi li chiamiamo colori splendore, nel gergo antroposofico, per esempio, naturalmente il blu, il rosso e il giallo. Per esempio, cominciando dal blu, possiamo immaginare un percorso più o meno in questo modo. Sperimentiamo in una prima fase i colori, i diversi blu, no? Sulla carta bagnata, con la tecnica della carta bagnata, in modo da farli nuotare, da farli giocare insieme, diciamo, interagire anche fra di loro. E dopo questa esperienza forte di immersione nel colore, il giorno dopo, nei giorni seguenti, passiamo a costruire un tabellone nel quale scriviamo le qualità di ciò che loro hanno vissuto, no? Che cosa il blu ha fatto con loro, in che mondo li ha portati, come li ha afferrati, quali sono le qualità dell'animo umano che sono state in qualche modo toccate da questo contatto, no? Da questo rapporto con la magia del blu. E scriviamo tutte queste qualità, tutte queste parole, verbi, eccetera, eccetera, e anche scriviamo a latere i rischi di un'eccessiva esperienza, di un'eccessiva immersione nel blu, che poi rischia di tagliare, di essere unilaterale, perché taglia fuori l'armonia di tutti i colori. Proprio in questo senso avviene la terza fase, che è quella della costruzione di una vera e propria opera d'arte, diciamo, con i limiti, no? dei ragazzi di questa età, che eseguiamo con fogli di grandi dimensioni e con tecnica dell'acquerello e del gouache. In questo senso sperimentiamo in maniera più libera in una creazione artistica questi colori, cercando però anche sempre di dare un accento con il colore complementare. Se parliamo del blu, chiaramente il colore complementare è l'arancio. Se parliamo del rosso può essere il verde, se parliamo del giallo può essere il viola. In questo modo arriviamo anche a una creazione artistica, diciamo, più equilibrata. Nel momento in cui realizziamo queste opere, io propongo di mettere anche dei sottofondi musicali, in modo da creare anche l'atmosfera, complessiva all'interno della classe, proprio
che avvolge, no? Tutto quanto il nostro lavoro. Per esempio, per il blu abbiamo ascoltato molto Bach, aria sulla quarta corda, o brani per violoncello, e per quanto riguarda la musica jazz, per esempio, le note di Blue in Green di Miles Davis, che in genere potrebbe essere nella musica blues naturalmente anche un'ottima possibilità, ma diciamo con Davis, essendo molto anche soft, crea un'atmosfera anche più diciamo raccolta. Poi dopo il blu passiamo al rosso, passiamo al giallo e così via. La fase successiva ancora, quindi parliamo ormai del terzo, del quarto mese di lavoro, è quella di passare alla poesia, quindi nell'epoca di poetica, condotta da un insegnante specializzato in questo, andiamo a creare proprio delle poesie, entrare nel mondo della poetica e, fra le altre cose, a creare anche delle poesie, che descrivano in qualche modo l'esperienza, la loro vissuta, che diano parola, diciamo, no? A questa esperienza anche con un linguaggio un pochettino ricercato. Quindi abbiamo creato questo spazio nel mese di settembre, lo abbiamo riempito di colori nel mese di ottobre, abbiamo ascoltato della musica che ci ha aiutato in tutto questo e poi siamo passati a dar voce, a umanizzare, diciamo, anche individualizzare tutto ciò attraverso proprio la parola, no? Che è questa importante, naturalmente, disciplina artistica. E successivamente può addirittura inserirsi anche l'elemento euritmico, nella seconda parte dell'anno, agganciandosi, diciamo, a questi contenuti, pittorici e anche poetici. È un bellissimo percorso che dal mio vissuto, entusiasma molto e costruisce, ecco, soprattutto quello che mi interessa particolarmente, veramente costruisce qualche cosa nei ragazzi. Grazie. Bene, grazie. Grazie per questa testimonianza, per questo bellissimo percorso. E adesso abbiamo il momento di una delle figure più importanti in una scuola, che sono gli allievi recenti, come Rafna, che viene da un percorso molto particolare, che magari ci racconta lui adesso. Tanto, do un benvenuto a Rafna e ci facciamo raccontare esattamente da dove viene come esperienza. Allora, io sono Ravna Berner, sono un'allieva di undicesima. Io presenterò alcuni dei progetti artistici che noi abbiamo fatto a scuola in questi ultimi anni. Esatto, questo è stato in nona, epoca di bianco e nero, in cui abbiamo sperimentato con diverse tecniche, cercato di creare luce e ombra. Qui si vede la natura morta che abbiamo fatto. Questo prossimo è un lavoro con la china. Abbiamo usato delle pennine, l'abbiamo proprio indito nella china, abbiamo copiato, abbiamo cercato di copiare esattamente una foto, cercando di usare diverse tecniche sempre. Sempre nell'epoca di bianco e nero, appunto. Questa qui, in decima, abbiamo fatto un'epoca di fotografia, è stato molto interessante. Abbiamo usato una vecchia macchina fotografica a rullino e abbiamo fatto tutto il percorso. Abbiamo fatto le foto noi, abbiamo prima imparato come usare la macchina fotografica, poi siamo usciti e abbiamo fatto foto anche nella natura. Questo qui è stato all'interno, ma abbiamo proprio imparato tutto il percorso, anche come stamparle. Questa è appunto una foto che abbiamo fatto all'esterno. Questo è un altro lavoro che abbiamo fatto in nona. No, in decima, scusate. E abbiamo imparato a usare il tornio e abbiamo appunto cercato di fare al meglio possibile il lavoro dello centrare la creta e poi farla salire, farla scendere in modo da creare dei begli oggetti, appunto, che poi abbiamo anche potuto decorare in modo come volevamo. È stato molto interessante. Questo prossimo è stato molto divertente. Questo è stato un disegno che il maestro ci ha dato il compito di fare un disegno al contrario. Semplicemente
disegnando tutta testa in giù, concentrandoci più sulle forme, sui colori, più che sull'aspetto del disegno finale, perché spesso disegniamo quello che pensiamo di vedere e non quello che vediamo veramente. Quindi questo è stato uno dei miei preferiti, è stato divertentissimo. Questo è collegato a un'epoca che abbiamo fatto, siamo andati a fondo nel lavoro nella storia di Parsifal, e questi colori rappresentano un po' lo stato d'animo in cui era il protagonista e un po' l'atmosfera generale, appunto, e abbiamo usato i colori opposti, quindi qui verde e rosso. E questa è un'altra foto, sempre del Parsifal, e anche qui abbiamo cercato di fare risplendere i colori usando il loro opposto, appunto. Bene, bravissima, direi, complimenti per il lavoro. Adesso passerei a un maestro, Juan Sabatino. È il nostro maestro di classe e con lui stiamo facendo una testa cava con la creta e lui ci spiegherà un po' cosa abbiamo fatto. Grazie, buonasera. Io sono Juan Sabatino, insegno alla scuola Steiner di Origlio da oltre 20 anni e porto appunto materie artistico-artigianali. Ringrazio il Ravna che ha fatto questa carrellata di lavori, perché infatti nella nostra scuola il lavoro manuale, l'arte, si vive già dalle piccole classi, no? Si comincia con la lana, con la cera, con la creta, e poi si va avanti con la scultura, il legno, il ferro, la pietra, ecco. Queste materie si cerca di inserirli nei momenti più giusti, nei momenti che possono portare un nutrimento migliore per gli allievi di quella precisa età, di quel momento della loro vita. In undicesima adesso stiamo affrontando con i miei allievi questa scultura in creta con la tecnica chiamata tecnica di testa cava. È molto interessante soprattutto per loro in questa età. Vi spiego come si fa, così ci arriviamo un pochino. Si parte senza un progetto, senza crearsi un'immagine. Si parte da un panetto di creta, un cilindro della larghezza un po' di una testa in dimensioni reali, e si comincia subito a lavorare. Si comincia a scavare e con il materiale che si ricava scavando si comincia a dar forma a questa testa. E man mano che si alza, che questa testa comincia, se vedete le immagini, si alza e comincia a prendere forma, dall'interno loro danno l'impulso che andrà a formare poi i rasghi, i segni particolari del volto. E appunto questo è una scoperta man mano, no? Perché non c'è, come dicevo, un progetto. Loro lavorano dall'interno, danno l'impulso per fare prima il mento, la mascella, poi salendo fanno la nuca per formare il cranio, poi salgono al naso. Alla fine, man mano, questa testa si va racchiudendo, devono lasciare solo lo spazio per inserire la mano, per continuare a lavorare, per far sentire gli occhi e il naso. È un trasporto, no? Come diceva anche prima il maestro Cogno, è un trasporto che porta dall'interno energia, impulso verso l'esterno. È un trasformare con un impulso interiore, plasmare una forma all'esterno. Poi man mano si chiude questa testa e vengono aggiunti i capelli, si fanno i dettagli finali. Il risultato è quello che avete visto. Questo è un'epoca che dura circa 3 settimane della chiusura di quest'anno. Grazie. Tante grazie e complimenti per questo lavoro. E, passiamo a una materia molto diversa, però che ha tanti punti di similitudine. In realtà, se ci pensiamo bene, chiamo Claudio Fumagalli,
professore che conoscete di matematica, quindi benvenuto anche a lui. Buongiorno, anzi buonasera. Allora, volevo chiedervi la possibilità di condividere immagini perché oggi non sono riuscito a mandarvele. Assolutamente, assolutamente. Okay. Va bene, grazie. Allora, io sì, sono insegnante da una decina d'anni. Prima ho fatto altro nella vita, poi sono arrivato ad approdare a questa bellissima professione che è l'insegnamento. Sono laureato al Politecnico di Milano in ingegneria e beh, la parte più difficile è quando si insegna matematica affrontare una domanda che ritorna periodicamente. A cosa serve quello che stiamo imparando? Quando si insegnano altre discipline, nessuno mette in discussione l'utilità delle conoscenze. Possono anche non interessare, ma nessuno ha dubbi sul fatto che conoscenze storiche, geografiche, umanistiche abbiano una loro utilità, ma tantomeno quando si parla di materie artistiche o artigianali. Questo accade perché queste discipline si rivolgono a fatti, luoghi, persone, ma anche emozioni o sentimenti che sono reali, che esistono, o che comunque appartengono all'ambito delle nostre esperienze, almeno teoricamente. La matematica no, è sempre astratta. Ci sono dei numeri, delle operazioni più o meno difficili, un risultato, ma tutto appare fine a se stesso. Ecco, tutto sta nel trovare un aggancio con la realtà. Funziona sempre, fin dalle classi più basse. Le frazioni sono fette di torta, i numeri negativi sono debiti, soldi che devi a qualcuno. Ecco, cibo e denaro trasformano anche il più pigro in un abile risolutore. Ma non perché i ragazzi siano golosi o avidi, semplicemente perché queste cose le toccano con le mani tutti i giorni. Ecco, oggi devo spiegare l'equazione di terzo grado. Una cosa di questo tipo. Messa così scoraggia chiunque. Perché dovrei avere a fare con questo mostro che non significa nulla? Allora, facciamo un piccolo gioco per cominciare la lezione, con calma, senza prendere subito dei pugni in faccia. Allora distribuisco dei fogli di carta e chiedo di costruire una scatola aperta sopra. È facile, basta ritagliare quattro quadrati uguali dal foglio, piegarli e abbiamo ottenuto la nostra scatola. Prendiamo il righello, le misuriamo e calcoliamo il volume. Chi ha costruito la scatola col volume più grande ha vinto. Ecco, adesso cominciamo davvero con la matematica. Guardiamo il nostro oggetto, lo osserviamo e cominciamo a fare delle considerazioni. Per prima cosa cerchiamo di capire da cosa dipende il volume della scatola. Beh, è chiaro, il volume della scatola dipende dal quadratino che ho tolto. Come potete vedere, più è grande questo quadratino, più piccola diventerà la base, ma più alta diventerà la scatola. Allora chiedo a qualcuno di fare le misurazioni, ognuno calcola il proprio volume, e troviamo una tabella come questa. Questa è la dimensione del quadratino che abbiamo cancellato e questo è il volume corrispondente. E dopodiché mettiamo anche questi punti su un grafico e vediamo una cosa molto interessante. Che se taglio un quadratino piccolo, il volume è piccolo, ma piano piano questo volume diventa sempre più grande e poi scende. Ecco, allora posso provare a fare una considerazione. Abbiamo trasformato questi numeri in un'informazione. Un'informazione che ci spinge a fare anche osservazioni più approfondite. Con quadrati piccoli il volume è piccolo, aumenta, poi torna a calare. Però si vede che il volume più grande si trova da qualche parte vicino a 2. Cioè quando ho tagliato un quadratino di 2 cm da un foglio di 12x10. Ecco, i lati della scatola hanno una chiara dipendenza dal taglio. Allora possiamo a questo punto azzardarci a scrivere una piccola equazione, cioè dire che il volume è uguale all'altezza per la larghezza per la profondità. Ecco, se lo scriviamo con le informazioni che abbiamo ricavato osservando la scatola, scriviamo questa equazione. È un'equazione di terzo grado, è la stessa equazione che vi ho fatto vedere all'inizio. Però adesso non è più un mostro, adesso ha un senso. Ha un senso perché abbiamo dato un nome alle cose. Questa è l'altezza. Questa è la larghezza, questa è la profondità. Ecco, dare un nome alle cose significa tutto sommato conoscerle, avere confidenza, avere una certa domestichezza con loro. La matematica è questo, non sono calcoli, è un linguaggio universale, un linguaggio che ci serve a comunicare. La comunicazione
è conoscenza. Quando noi riusciamo a comunicare, vuol dire che riusciamo a capire e a farci capire. Grazie mille. Devo dire che ascoltare queste parole fa venire davvero voglia di studiare matematica, con grande piacere, quindi complimenti. Grazie. Sicuramente una punta di diamante della proposta formativa. Troppo buono. Ma adesso passiamo a una cosa importante in una scuola steineriana, che è il lavoro manuale con la maestra Elisa Cereda, a cui do il benvenuto. Io insegno in vari ambiti, insegno materie artistiche e artigianali, ma anche tecniche legate al disegno, però sono parecchi momenti di esperienze di epoca che si portano in varie classi, dalla settima fino all'undicesima, e parlare di tutto sforerei sicuramente i minuti. Quindi avrei scelto, se vi fa piacere, di parlare del percorso tessile, che inizia dalla settima e va avanti fino all'undicesima classe con un certo tipo di evoluzioni. Durante questo percorso tessile vengono toccate varie tipi di esperienze legate alle diverse tecniche che il sistema del mondo tessile prevede per la sua completa conoscenza. Allora, il tutto va bene. La nostra scuola inizia direttamente dalle prime classi, perché l'approccio a questo mondo artigianale, manuale, ma anche artistico, sia dalle prime classi con le prime esperienze di uncinetto, maglia, però non è la parte di cui dobbiamo parlare adesso. Adesso parliamo dalla settima via, quando i ragazzi iniziano a approcciarsi a queste materie usando anche i macchinari, quindi iniziano ad entrare sempre più nell'attualità di quello che la materia ancora oggi prevede. Ecco, qua adesso stai facendo vedere, questi sono i lavori dalla prima alla sesta, quando abbiamo, dicevo prima, si parla della maglia. Questa è la settima classe, che invece inizia a fare i primi lavoretti con la macchina da cucire. Noi lavoriamo molto sul recupero, lavoriamo molto su esercizi di patchwork con materiali di recupero, dove ognuno fa il suo oggetto personale. Iniziamo già da piccoli portocchiali, portafogli, portagende, e intanto che fanno queste piccole esperienze in modo individuale, scegliendo ognuno quello che vuole fare, imparano ad usare la macchina da cucire. Da qua via, sulla settima classe, diciamo che verso la fine, si arriva ad avere una competenza abbastanza autonoma sulla macchina. In ottava classe, quindi sapendo già cucire, partiamo con tutto uno studio legato al costume, il costume nell'epoca, il costume in relazione anche al messaggio teatrale che deve dare, e tutta il lavoro tessile dell'anno è finalizzato alla recita finale di fine anno. Quindi ogni ragazzo si costruisce, a seconda del personaggio che deve fare, il costume giusto per quel personaggio in base al suo temperamento, e quindi c'è il progetto del costume, lo studio del messaggio che deve dare e la confezione dello stesso. In nona classe invece abbiamo tutto un gioco di esperienze diverse legate al tessile. Allora, partiamo dal conoscere l'argomento della filatura, cioè da capire che da una qualsiasi fibra animale o vegetale possiamo creare un filo, col quale filo poi si possono fare parecchie cose nel mondo dell'industria tessile, dall'abbigliamento, dall'arredamento, ma anche alle tele delle barche, no? I ragazzi imparano a filare, ma non al fine di diventare filatori, al fine di aumentare la precisione, l'attenzione, la pazienza e l'esercizio e anche la meditazione. È una sorta di epoca molto corta, ma molto salutare per questo momento antropologico dell'allievo. Inoltre facciamo un'esperienza di tintura, quindi imparano a capire che dai vegetali e da quello che ci offre la natura è possibile, tramite un processo di cucina, creando dei decotti, è possibile riuscire a tingere i tessuti che fino ad ora abbiamo solamente imparato a cucire o imparato a fare uncinetti e maglie. Adesso possiamo anche tingerli, quindi è tutta un'evoluzione della conoscenza di quanti spazi abbia questo mondo, no? E niente, qua, anche questa è un'epoca abbastanza corta, dove tingiamo sia filati che tessuti, che addirittura a volte facciamo tecniche di shibori, cioè annodiamo
annodiamo i tessuti prima per poi tingerli in modo che ne consegua un disegno. Ecco, ancora in nona classe, la nona classe è piena di esperienze di questo tipo, abbiamo la confezione del capo proprio, cioè ogni allievo, in alto vedete i progetti di ogni singolo allievo appesi lì sulla mansarda, ogni allievo fa il capo che vuole realizzarsi, si prende le misure di se stesso, inizia lo studio sulla sua forma e studiamo il cartamodello, poi mettiamo il cartamodello in carta e a secondo del progetto ognuno confeziona il capo che si era progettato per se stesso. Quindi usciamo dal discorso che c'era in ottava, dove mi confeziono l'abito, ma al fine della recita, qua andiamo a mi confeziono l'abito al fine del mio gusto personale. La decima è un altro discorso, dove i fili che abbiamo filato in nona, capiamo come disporli sul telaio per poter creare il nostro tessuto. Anche qua il tessuto segue un progetto individualizzato dove i ragazzi ognuno fa il suo, c'è chi si fa una sciarpa, un poncio, un cuscino, c'è chi fa un oggetto di arredo piuttosto che un oggetto d'abbigliamento e viene completamente progettata la disposizione dei colori, la sostanza, di che fibra lo vogliono e ognuno impara ad armare il telaio, impara a tessere, diciamo produce il suo capo e alla fine, se poi il capo è anche un poncio piuttosto che una giacca o una borsa, passa alla confezione. Questo è il percorso tessile. Poi ci sono dei momenti invece che se il piano didattico lo prevede, se c'è spazio in undicesima sarebbe prevista un'altra evoluzione del tessile, cioè la decorazione, il disegno al fine della stampa, quindi la decorazione pittorica sul tessuto. Direi che mi fermo qua. Grazie mille, benissimo. Passiamo a fisica, maestro Andrea Biffi. Bene, allora mentre vi introduco l'epoca di fisica, la regia invierà sullo schermo qualche immagine delle mie lavagne prese dalle lezioni. E, sì, ne è entrata anche qualcuna di topografia dove ho accompagnato i ragazzi in gita, comunque potete approfittarne di vedere anche quelle. Non sto ad approfondire i singoli esperimenti perché mi interessa più che altro che capiate che dal disegno può apparire l'importanza di una tale opera nel contesto della lezione e argomento sul quale tornerò tra poco. Riguardo allo sviluppo del programma, noteremo alcuni esperimenti piuttosto eclatanti, soprattutto relativi a fenomeni esplosivi, a incandescenze e temperature glaciali, pressioni molto elevate o vicine al vuoto assoluto, a fenomeni che interessano motori a vapore, a scoppio, sono questi propri dell'epoca di nona classe. In decima classe ci si concentra invece sull'equilibrio dei corpi, sulle azioni delle forze, sul lavoro, sulla potenza, sul calcolo delle azioni interne nelle strutture, e i ragazzi sono richiamati a immedesimarsi nella materia, a percepire la forza di gravità, a riconoscere la capacità di contrastare questa forza. E studiamo l'aerodinamica e si ascoltano testimonianze di professionisti del volo anche. Gli esperimenti riguardanti i fenomeni elettromagnetici, l'accumulo di cariche elettriche con formazione di lunghe scariche e scosse, la produzione di corrente elettrica tramite generatori, la trasmissione di segnali, sono tutti caratteristici delle lezioni di undicesima classe, nella quale i ragazzi saranno portati a sviluppare un concetto oggettivo e libero da interpretazioni. Arrivando alla dodicesima classe, si tratteranno aspetti complessi dell'ottica, con osservazioni dello spettro luminoso che daranno spazio a profonde indagini personali e interiori e dibattiti sulle teorie dei colori che porteranno a un saldo orientamento personale. Si riuscirà a misurare attraverso osservazioni soggettive la lunghezza d'onda della luce, ad analizzare la composizione dello spettro e a studiare la velocità della luce e la sua doppia natura. Ora che avete osservato qualche lavagna, posso spiegarvi anche in che momento dell'apprendimento esse vengono introdotte. Allora, gli esperimenti costituiscono la fase iniziale della lezione, durante la quale i ragazzi vivono e osservano in uno scrupoloso silenzio l'esperienza portata dall'insegnante. Di seguito, rimossa l'attrezzatura oppure rientrati in aula,
l'insegnante richiama alla mente dei ragazzi il ricordo di quanto appena sperimentato. Disegna uno schema rappresentativo e li stimola a raccontare ai compagni il proprio vissuto, che viene così arricchito per ciascuno di loro. La terza parte dell'apprendimento avviene dopo una pausa, ma una pausa piuttosto profonda, cioè il sonno notturno. Infatti, solo il giorno successivo, nella prima parte della lezione d'epoca, gli studenti sono richiamati a rielaborare in un concetto generale la rappresentazione del giorno precedente, attraverso un dialogo coi compagni. Spesso l'insegnante li guida solamente, un po' da fuori, e gli mostra un nuovo accurato disegno alla lavagna, come questi che state osservando. E, redatta una relazione conclusiva, si può quindi liberare i banchi e la mente ed essere coinvolti nel nuovo esperimento. Questo metodo rende le settimane di epoca un unico viaggio immersivo sul tema. Sono stato veloce, ma spero di essere anche stato esaustivo e vi auguro una bella prosecuzione di visita virtuale. Allora, adesso abbiamo un blog che vedremo, blog della scuola, e quindi introduco subito la maestra Cristina Battaglini. Salve, buonasera a tutti. Questo progetto del blog è nato da un'esigenza che è quella appunto che è stata la quarantena, che non ci ha permesso di essere presenti fisicamente a scuola, e da questo stato diciamo di necessità è emersa l'idea di voler impegnare i ragazzi in un progetto che comunque li rendesse in una diciamo socialità che gli permettesse di condividere dei progetti, e quindi ci è sembrato interessante portare anche questa componente diciamo più digitale e tecnologica, ma a servizio dell'arte, quindi sempre questa gratitudine all'esperienza artistica che andasse appunto a diventare poi il fondamento di un'esperienza che invece ecco ha questa diciamo sua quasi anche un'esperienza più digitale, più fredda, che fosse invece animata dall'esperienza di questi ragazzi di scambio, perché ognuno di loro, noi ci siamo incontrati una volta alla settimana e c'è stato un input di partenza che è stata la frase di una famosa canzone di De André, dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori, che richiamava appunto anche un po' la condizione in cui eravamo chiamati a vivere in quella determinata situazione. E da questo spunto poi i ragazzi hanno ideato dei lavori, dei progetti che posso condividere lo schermo, vi mostro direttamente su questo blog. E ci trovavamo una volta alla settimana insieme anche ad altri insegnanti di materie umanistiche, ma anche insegnanti di lingua, di matematica. E scorro all'indietro così lo vediamo dall'inizio. Ecco, dai ragazzi sono sorte, come vedete, riflessioni diciamo di pensieri rispetto proprio allo stimolo di partenza di questa frase di De Gregori, quindi ampie considerazioni che sono state condivise appunto nel nostro incontro che avevamo tutti i lunedì. Poi ci sono state invece delle produzioni più diciamo di aforismi, come per esempio questa scritta da Sari, possiamo anche leggerla brevemente. Stai a casa, stai a casa, stai rinchiuso lì, perché se esci farai capitare delle cose terribili, morte, malattia, questo è quello che succederà per colpa tua. Stai rinchiuso a casa,
stai rinchiuso nella tua paura. Ecco, quindi cioè, i ragazzi hanno avuto modo di esprimersi liberamente attraverso ognuno la propria modalità creativa, artistica. Poi all'interno di questo blog abbiamo pensato di creare proprio una specie di finestra che aprisse la visione a quello che avrebbero potuto fare anche a scuola, e così si è creato un vero e proprio anche laboratorio di biochimica, seguito anche dalla maestra che avrebbe fatto insomma l'epoca di biochimica, per cui sono state inserite appunto le ricette. Per esempio questa era la ricetta del ginger beer, quindi i ragazzi l'hanno provato a fare e hanno condiviso appunto sul blog la loro esperienza. Quindi ecco, questo è solo, poi magari potete anche voi divertirvi e provare appunto anche voi questa ricetta. E ecco, questa è un'altra, potete vedere l'esperienza che hanno fatto anche che riguarda appunto la, questa è una ricetta di una torta di carote che riguarda sempre il laboratorio di biochimica, perché hanno studiato anche le fermentazioni dei prodotti e quant'altro, e lieviti, esattamente, anche lieviti. Poi ecco, in questo blog, ancora sempre rimanendo sul tema, lo spunto di De André, un'altra poesia sotto forma di calligramma che è stato prodotto da un ragazzo di decima, molto forte, molto con un bel contenuto. Scorrendo ancora vediamo delle bellissime foto che sono state elaborate sempre da una ragazza di decima, e anche uno scritto. Quindi vedete come questa è stata un'occasione, ecco, per mettere a frutto tutto il potenziale di questi ragazzi che hanno bisogno appunto di parlare, di esprimersi. E per chiudere, ecco, sì, questa è anche un'intervista che è stata fatta a un collaboratore di De André, da una ragazza sempre di classe decima, ed ecco, questo è per dire anche da una contingenza così particolare quale quella vissuta possa essere nato un progetto interessante e sociale. Grazie. Dopo il blog e dopo questa esperienza di modernità, anche se i blog, devo dire, esistono da tanti anni, però in effetti come strumento di formazione è certamente un aspetto importante, è un aspetto collaborativo. Passiamo a una delle materie centrali della formazione da secoli e secoli, la storia, e quindi con la storia chiamo il maestro Marco Margreco. Buonasera, buonasera, grazie. Io sono maestro da tantissimo tempo, perché sono dal 1998 maestro in questa scuola. Allora, io quello di cui parlerò oggi non è proprio la storia, ma in realtà è la recita di decime. Le recite nella nostra scuola sono sempre state qualcosa di estremamente importante, sono sempre presenti. Vanno dalle elementari fino in ottava, che diventano qualcosa di fondamentale, e arrivano fino alle superiori, in decima. Questi momenti sono tutti diversi, comunque l'uno dall'altro, per cui io quello che volevo parlare soprattutto oggi era di queste recite di decime. Quella che vedete è un'immagine di una recita che avevamo fatto sulla Giovanna d'Arco. La ragazza sta interpretando Giovanna d'Arco che sente le voci, per intenderci. Allora, in decima ci sono due caratteristiche fondanti. Una è quella che lavoro con le lingue. Le pièce che vengono portate sono almeno in quattro lingue, italiano, francese, tedesco e inglese. E c'è anche un'altra grossa cosa, che è la scrittura di classe, cioè le classi scrivono in qualche modo il testo teatrale. Loro inventano la storia, che poi viene in qualche modo riempita da vari testi proposti dalle varie maestre di lingue, e vengono poi coordinati da una regia
è molto importante questa cosa qua, perché l'intero lavoro in realtà è un intervento che è una recita itinerante, in cui viene portato il pubblico in giro per la scuola e ci sono degli episodi che vengono fatti in varie parti della scuola. Quindi vengono portate queste persone che seguono la recita. La difficoltà comunque è grande per un tipo di lavoro di questo genere, perché all'interno i ragazzi devono saper fare funzionare tutto loro, cioè devono essere loro in qualche modo indipendenti, il gruppo si deve reggere da solo, deve sapere esattamente che cosa fare, in che momenti, e i ragazzi si aiutano tra di loro, per cui è anche un momento bello in cui in qualche modo il loro gruppo dei pari, che a 16 anni è fondamentale, diventa qualcosa anche di responsabile e li tiene e aiuta in qualche modo con la responsabilità l'individuo, che è una cosa bellissima se ci pensate. E lo spazio viene completamente gestito da loro. Questo lavoro avviene verso la fine della decima classe, circa in marzo, grosso modo, ed è il risultato di un'epoca di storia antica durante la quale si inizia a parlare di narrazione e di mito. E questo, attraverso questo i ragazzi capiscono le strutture e gli archetipi presenti nel mito, e a questo punto riescono anche a inventare un mito loro. Gli insegnanti hanno tutti in mente la struttura del mito e ciascuno sceglie una parte del mito e mostra un aspetto e mostra anche la capacità dell'insegnante stesso di trovare dei testi che si adattino a quella struttura e a quell'archetipo su cui si sta lavorando. E in tutti i miti, per esempio, c'è il sacrificio dell'eroe, che viene chiamato anche da Campbell l'abisso, che è la parte più bassa del ciclo dell'eroe. E, per esempio, se una classe pensa ai migranti, l'abisso sarà una situazione dura di migrazione, che verrà scelta tra vari lavori teatrali che trattano di questo, in qualche lingua, in una di queste lingue di cui abbiamo parlato. Oppure, se è invece un abisso più personale, ecco che avremo ad esempio alcune scene tratte dalla tragedia di Antigone, in cui hai questo elemento della lotta tra la legge interiore e la legge esteriore. E così via, per tutte le parti di cui si compone il mito, per esempio il passaggio della soglia, il guardiano della soglia, piuttosto che l'incontro dell'eroe con i mostri, le battaglie, tutte queste parti qua in qualche modo che fanno parte del mito. E tutti questi vengono ritrasformati dalla classe che li riprende e li trasforma a seconda della storia che ha inventato quella classe. Oltre a queste parti in lingua c'è anche una parte ovviamente in italiano. I raccordi e i passaggi vengono scritti direttamente dai ragazzi in italiano. Ma perché si fa una recita di questo genere? Si fa in realtà perché i ragazzi di questa età, oltre che per la ragione del gruppo che vi ho detto prima, a 16 anni, per capire la storia, la letteratura e le lingue, devono entrare in qualche modo in empatia, vivere su di loro delle situazioni, indossare gli abiti di determinate epoche piuttosto che di determinate situazioni ed entrare in atmosfere. Si tratta di un lavoro nel complesso di 3 settimane molto intenso, alla fine delle quali la rappresentazione è sempre molto bella e che i ragazzi ricorderanno con gioia e profondità per il resto della vita. Grazie. Passiamo al maestro Mosè Nodari. Buonasera, io sono Mosè Nodari, sono insegnante di biologia da un po' di anni, ormai iniziano a essere tanti, sono 10 in questa scuola, ma stasera il mio compito è quello di illustrarvi il percorso di maturità che c'è alla fine del nostro viaggio. Abbiamo avuto adesso un po' di, come dire, di spot di quello che è il percorso di un ragazzo in una scuola Waldorf di medie superiori, e la nostra scuola quest'anno è riuscita ad ottenere un traguardo piuttosto ambizioso, che è quello di diventare una delle scuole IB nel mondo. Cosa sono le scuole IB? IB sta per International Baccalaureate, in italiano è una parola impronunciabile, sarebbe baccellieriato, una parola che non si utilizza neanche. Ed è sostanzialmente una maturità inventata da un gruppo di pedagoghi illuminati svizzeri alla fine degli anni 60, con l'obiettivo di rendere, come dire, unica e universale una scuola per i figli di quelle persone che per motivi di lavoro erano costretti a
spostarsi continuamente, quindi per far trovare ai propri figli un ambiente più o meno consueto in vari luoghi del mondo. Attualmente le scuole IB sono più di 4.000 in più di 140 paesi nel mondo, quindi come diciamo la pedagogia Waldorf, anche il percorso IB è un progetto pedagogico in cui l'elemento della universalità e della globalità è proprio fondante. E nella nostra scuola il diploma IB si innesta negli ultimi due anni, quindi dopo l'undicesima classe c'è una dodicesima, una tredicesima classe che avranno questo percorso di maturità internazionale e sarà una maturità, sarà perché cominceremo a settembre, sarà una maturità in lingua inglese in cui le materie sono portate in lingua inglese. Ovviamente noi nel momento in cui abbiamo scelto questo percorso, il nostro più grande obiettivo, il più grande impulso era quello di trovare una soluzione che fosse più possibile in risonanza con la pedagogia Waldorf. E ci sono dei punti fondamentali della scuola IB che assolutamente vorrei sottolineare in questa sede. E sono tutti elementi, come ad esempio in questa immagine, che è un disegno dei nostri ragazzi di undicesima, viene ad esempio molto rappresentata. Sono elementi che hanno molto a che fare con l'essere umano nella sua completezza, nel suo essere bilanciato tra elementi intellettuali ed elementi interiori. Esiste un progetto ideale sull'uomo di domani, che è uno studente IB di oggi, che racchiude varie caratteristiche che questo uomo di domani dovrebbe avere. E queste caratteristiche sono riassunte appunto in questo progetto, che è proprio un vero e proprio profilo, e questi disegni dei ragazzi sono la rappresentazione di tali attributi, di tali caratteristiche. Ad esempio quella di essere in grado di prendersi i propri rischi, di essere anche guidati nei propri fallimenti, guidati nei propri errori. Il famoso proverbio che si utilizza sempre, dagli errori si impara, in realtà nel nostro mondo di oggi è disatteso, perché il nostro mondo, almeno in ambito più, come dire, generale, ci obbliga a vincere, ci obbliga a crescere, ci obbliga a diventare ricchi e possibilmente a farlo in fretta. Invece noi siamo per i tempi un po' più lenti e per gli aspetti un pochino più umani e più naturali e più realistici. Ecco che in questa caratteristica di colui che è in grado di prendersi i rischi sta molto dei nostri obiettivi pedagogici, anche di insegnanti Waldorf. Ecco, questo qui è un altro elemento fondamentale, quello di prima. La comunicazione e l'essere sociali, in senso anche di servizio vero e proprio, sono punti fondamentali nel percorso di maturità IB. Sono elementi, ancora una volta, umani, estremamente che fanno parte della complessità dell'essere umano e che guardano alla tolleranza nei confronti di tutto ciò che è diverso, di tutto ciò che è anche molto lontano dal punto di vista culturale. Ecco che l'insegnante di storia tratterà molto delle culture che convenzionalmente nelle scuole superiori magari non vengono neanche affrontate. In altri ambiti l'elemento, ad esempio, dell'ecologia ha uno sguardo di tolleranza nei confronti della natura e del mondo. La maturità IB, e questa è una cosa molto importante, è riconosciuta in quasi tutte le università del mondo, anzi è considerata una maturità molto prestigiosa, anche perché nell'ambito proprio della sua internazionalità rende i ragazzi competenti, creativi, attivi, sociali, con uno sguardo complesso e complessivo, proprio perché l'elemento interdisciplinare diventa struttura. E quindi noi siamo molto contenti e molto fiduciosi di cominciare quest'anno, l'anno prossimo, insomma, a settembre, questo nuovo percorso, e siamo convinti che sia veramente una scelta, lasciatemelo dire, anche se forse un po' forte, ma rivoluzionaria, in senso positivo. Grazie mille, complimenti per questo traguardo ottenuto dalla scuola, davvero importante. Passiamo a una delle esperienze umane più
più fondamentali, che è la musica con il maestro Enea Bernasconi. Buonasera a tutti. Io stavo pensando oggi a un famoso aforismo, un famoso detto che si conosce, ecco, questo sbattere delle ali di una farfalla che provoca, ecco, poi qui ci sono diverse versioni, lo spostamento di una montagna, una tempesta, piuttosto che altro. Perché pensavo questo? Perché la musica nella scuola Steiner è qualcosa di fondamentale e una nota musicale è qualcosa che, come un battito delle ali di questa farfalla, è difficile acchiappare. Però come quel battito provoca una conseguenza splendida, stupefacente, è il movimento delle anime di tutti quanti. Questo lo dico perché la mia prima esperienza quando sono entrato in questa scuola è stata proprio quella di sentire profumo di musica ovunque, dai corridoi, nelle camere, nelle classi, nei diversi spostamenti, nei momenti conviviali, con i docenti. Ecco, la musica è qualcosa che vive, che pulsa all'interno della scuola. Nella didattica ci sono due momenti. Chiaramente io non posso adesso, come è già successo anche con dei colleghi prima, trattare tutto quello che parte dall'asilo nido fino alla 12ª classe. Io ho la fortuna di seguire dalla seconda alla 12ª classe, quindi potete immaginare tutta la paletta di esperienze di cui potrei condividere con voi. Però vorrei pensare a un pensiero, cioè comunque proporre un pensiero di come questo atteggiamento musicale si inserisce nella proposta della nostra scuola. Ci sono, diciamo, due gesti, uno che è sincronico, chiamerei verticale, appunto la parola sincronizzazione la conosciamo tutti, e uno che è diacronico, più orizzontale. La musica intesse questo trama e questo ordito di esperienza nei nostri ragazzi. Abbiamo, appunto, prima si è parlato di interdisciplinarietà. Ormai qualunque scuola pedagogica, qualunque didattica, qualunque libro contemporaneo punta tantissimo all'interdisciplinarietà, ma non è soltanto questione di interdisciplinarietà, perché non è sufficiente mettere insieme due materie perché le cose funzionino, ma è importante questa sincronia. La sincronia che cosa significa? Significa che il ragazzo riesce a vivere nel momento giusto della sua vita una completezza dell'esperienza sotto molteplici punti di vista. Non è semplicemente, dai, mettiamoci d'accordo fra due materie, è partiamo da un punto centrale per ampliarlo, per poterlo vedere da tutti i punti di vista. Abbiamo detto all'apertura di questo incontro che la libertà è uno degli elementi fondamentali e io credo che uno dei modi per acquistare consapevolezza della libertà attraverso la conoscenza è quello di vederlo dalla molteplicità dei suoi punti di vista. Abbiamo visto questi ragazzi coi tamburi. Questi tamburi si chiamano djembé, sono di cultura africana. E dove vengono inseriti? Proprio per questa sincronia del tempo vengono inseriti in settima classe verso la fine dell'anno, quando con un momento di epoca all'inizio della giornata ci si inserisce nella geografia e si parla dell'Africa. Quindi il ritmo, il canto, le poesie e tutto quello che riesco ad affrontare attraverso il perché nasce un colpo sopra un tamburo, il perché un certo tamburo ha una forma di un certo tipo, eccetera. Tutte queste informazioni, tutte queste necessità diventano il nodo centrale di quello che è l'aspetto sincronico. Dunque, questo trovo molto importante perché l'esperienza dei ragazzi diventa completa. Questo avviene in settima classe. È chiaro che in tutte le classi questo effetto su altri aspetti, su altre manifestazioni della musica, si ripercuotono allo stesso modo. È un esempio per comprendere questa verticalità dell'esperienza didattica nella musica. E poi c'è l'orizzontalità, il famoso battito delle ali di questa farfalla. L'orizzontalità la possiamo vivere in maniera interiore proprio pensando che il bambino fin dal nido incomincia a percepire addirittura
ci sono le esperienze prenatali della musica. Noi sappiamo che la musica tocca tutte le età, veramente al 100%. Però per quanto riguarda appunto la mia esperienza nella scuola, porto l'esempio della nona classe, un esempio che inizia in settima. Perché questo esempio orizzontale è necessario. Laddove in settima classe, al di là appunto di quello che vi ho detto dell'Africa, abbiamo la possibilità di vivere un'esperienza rinascimentale, entriamo nel Rinascimento e ci entriamo attraverso questo viaggio che facciamo a Firenze, che è un viaggio musicale, perché è un viaggio dove tutte le settime di diverse zone d'Italia, comprese le nostre due scuole svizzere, si ritrovano in un unico luogo a cantare un'esperienza di 350 allievi Steiner che cantano musica rinascimentale con anche abiti di questo tipo, cioè un'esperienza straordinaria. In seno a questa esperienza una melodia diventa il significato del Rinascimento, che per chiunque ha vissuto la musica sa che la melodia è il tassello principale del Rinascimento. L'anno dopo, in ottava classe, si comincia ad entrare in un altro mondo con la storia, e assieme a una storia che è abbastanza coinvolgente, che è quella della schiavitù dei popoli africani, stiamo parlando dell'inizio del XVII secolo, ci porta verso tutta un'altra esperienza, ed è un'esperienza che travalica quella che si definisce slave music, per diventare poi il gospel, per diventare poi il canto blues, per diventare poi il jazz. Ecco, tutta questa esperienza ci fa entrare dentro l'importanza di un'armonia, dunque della struttura fondante della musica. Perché sto dicendo queste cose? Perché la melodia più l'armonia, settima e ottava classe, ci portano in nona classe, dove i ragazzi incominciano, anche qui verso la fine della nona classe, a mettere insieme questi due elementi e a mettere insieme anche un senso personale, un senso vissuto, e fanno la loro prima composizione musicale con un testo, una melodia e un accompagnamento, un'armonia, che costituisce la somma di questa esperienza orizzontale iniziata in settima classe e conclusa, diciamo, in decima, nel senso che conclusa la fine della nona classe con un'esperienza di conclusione appunto di questo. Ecco, questi due piani creano la musica e ci portano poi infine a vivere dalla nona classe in poi una delle esperienze, a mio parere, più importanti di tutto il percorso musicale, che è quello del coro. Dalla nona alla dodicesima classe, 4 classi, 80 ragazzi, si trovano per un'ora alla settimana a cantare a 4 voci tutto quello che possiamo proporre al mondo come musica, come canto e come allegria, come gioia, come comunicazione, come condivisione di intenti. Vi ringrazio. Grazie a te. Adesso abbiamo un allievo, Felix. Buonasera a tutti. Vado in classe con Ravna. Ero già con lei all'asilo e oggi vi suono una canzone irlandese con il violino. Thank you.
molto molto bravo, applausi da parte di tutti e complimenti. Altro argomento importante, parliamo di forestazione con Maria Enrica Tocianti. Buonasera a tutti. Allora, questa esperienza di forestazione viene vissuta dai ragazzi in nona classe, inizia proprio il primo giorno di scuola della nona. E i ragazzi, la classe nona, parte e si ritrova dopo un paio di ore in cima alle montagne a Bosco Gurin, che è un paese molto molto particolare, che è stato fondato dai Walzer nel 1290 circa e che ha ancora mantenuto tantissime delle caratteristiche antiche. La nostra scuola ha, creato una collaborazione con l'Associazione Paesaggistica di Bosco Gurin e in queste due settimane i ragazzi, divisi in tre cantieri, con l'aiuto di ingegneri forestali provetti e anche di qualche insegnante come il nostro Andrea Biffi, lavorano nel ripristinare sentieri, nel pulire i boschi e apprendono diverse tecniche forestali. Vedete qui Leonardo e Linda che imparano a tagliare dei tronchi. E diciamo c'era questo bosco e loro hanno tagliato diversi alberi per creare maggior spazio di crescita per quelli che poi rimanevano. Sono due settimane molto molto intense in cui le forze fisiche dei ragazzi vengono messe molto alla prova e in cui però i ragazzi hanno subito l'esperienza di che cosa è il loro lavoro. Dopo l'esperienza veramente più entusiasmante è vedere cadere l'albero nel posto giusto e nel momento giusto quando loro decidono che deve cadere. E per questi ragazzi di 15 anni che sono proprio confrontati con questa crescita delle loro forze fisiche, un'esperienza veramente molto forte. Poi chiaramente vicino, intorno a questa esperienza, c'è la vita sociale e i ragazzi devono autogestirsi la cucina, le pulizie, e tutto l'aspetto organizzativo della casa. E ci sono anche però degli aspetti culturali, nel senso che durante queste due settimane i forestali tengono proprio delle lezioni teoriche sull'albero, sui tagli, sulle varie tecniche di taglio, sul senso della natura. E c'è un posto bellissimo vicino a questo ponte dove voi vedete la classe, dove ci sono degli alberi antichissimi. Mi sembra che siano oltre i 100-200 anni. E questa è un'esperienza veramente molto ricca che dopo due settimane rende i ragazzi completamente distrutti e stanchi, ma che lascia un nutrimento interiore molto forte. Mi sembra tutto estremamente interessante ed è un'esperienza fondamentale per i ragazzi che la maggioranza delle altre scuole naturalmente non ha. E abbiamo un'altra esperienza che ci puoi raccontare. Ecco, sì. Cosa rappresenta questa immagine? Allora, questa immagine rappresenta un momento di un brano che appartiene a Peer Gynt, è un brano musicale interpretato dall'undicesima classe che ha partecipato a questo festival di euritmia che si tiene ogni due anni a Vezzicon, che raccoglie diverse classi di scuole Steiner di tutta la Svizzera. E, una volta è venuta anche una scuola italiana. E questo progetto è nato da Sibylle Hartmeier, che è appunto la maestra di euritmia della scuola di Vezzicon, che ha avuto il desiderio di creare un progetto in cui si lavorasse per un anno ognuno nella propria scuola sulla stessa opera d'arte e poi ci si trovasse una settimana insieme a Vezzicon
per diciamo, ricreare insieme quest'opera d'arte e farla diventare un'opera completa. Ecco, questa, voi vedete questa classe che vedete, era la classe appunto di Conegliano, la dodicesima di Conegliano, che ha partecipato quest'anno a questo progetto del Per Gynt. E i ragazzi stessi rimangono veramente stupiti nel vedere come, diciamo, arrivando da varie situazioni diverse, con lingue diverse, man mano, in una settimana, si crea veramente un gruppo compatto, un gruppo armonico che riesce a interagire. Sono quasi sempre 80-100 ragazzi che vengono da varie scuole, appunto della Svizzera tedesca, Svizzera italiana, e forse il prossimo anno verrà anche la Svizzera francese, e alla fine riescono veramente a creare un'atmosfera di grande armonia sociale, e riescono a creare qualche cosa di bello insieme che possa veramente nutrire tutti. Infatti la cosa anche commovente è che quando poi il pubblico viene a vedere questi spettacoli, spesso, diciamo, anche persone anziane rimangono veramente commosse nel vedere come questi ragazzi dai 15 anni ai 18 anni possano, diciamo, trasformare loro stessi e diventare veramente, diciamo, e dare, come dire, la parte più ideale che c'è dentro di loro, rendere visibile attraverso la musica, attraverso la parola e le ritmie, appunto, la parte più ideale che c'è in loro. Ecco, questa è la cosa, secondo me, più bella e più forte di questa esperienza di Vezzico. Grazie Maria Enrica. Allora, adesso torniamo a degli allievi, quindi, diciamo, la cosa più importante di una scuola sono gli allievi, i loro risultati, il loro entusiasmo, anche la loro volontà, in questo caso, di partecipare a questo incontro con la loro testimonianza. Quindi chiamerei nell'ordine Natalia, Angela, Filippo e Gabriele, che ci raccontano un po' come va, qual è la loro esperienza. Eccomi, ciao a tutti. Ciao Natalia. Faccio l'Accademia di Architettura a Mendrisio. Per farlo io ho dovuto fare un anno, fare la maturità in Italia, quindi vabbè, quando ancora non c'era la possibilità. Volevo dire che questa scuola mi ha insegnato ad amare tantissime cose, tra cui l'arte, la recitazione, la storia, e questo penso sia stato quello che poi mi ha portato a scegliere l'architettura, perché appunto non riuscivo a dire di no a neanche una delle passioni, diciamo, che ho avuto modo di coltivare nei miei anni alla Steiner. L'ho iniziata in sesta fino in dodicesima, quindi ho avuto modo anche di fare delle esperienze bellissime che ancora adesso porto nel cuore, come lo scambio linguistico che ho fatto in Sudafrica, ho fatto 4 mesi ad imparare l'inglese, e poi anche un'altra esperienza è stata quella in Romania, che invece abbiamo fatto in undicesima, e erano 2 settimane a Roșia, in questo piccolo paesino, dove siamo andati in una scuola sempre Steiner a lavorare, a fare volontariato, quindi lavoravamo con i bambini all'asilo e poi abbiamo fatto dei veri e propri lavori architettonici. Quindi abbiamo fatto una casa da zero, fatto quello che potevamo fare in 2 settimane. Bene, grazie Natalia per la tua testimonianza. Angela? Ciao a tutti, io sono la sorella di Natalia. Io sono all'ultimo anno del liceo, quest'anno sono una dei fortunati che non deve fare gli esami di maturità. E niente, l'anno prossimo inizio l'università a Friburgo, in francese della facoltà di diritto. E una cosa ci tenevo a dirlo sulla scuola Steiner, che grazie alle esperienze, grazie a anche la recitazione e anche solo le lezioni permettevano tanto scambio tra professori e allievi, questo mi ha portato ad avere
davvero una grande anche fiducia delle mie opinioni, grandissima fiducia in me stessa, e non ho paura del pubblico. Infatti questo è anche uno dei motivi che mi ha portato proprio a scegliere questa facoltà e in sé anche il mio futuro. Bene, grazie. Filippo? Eccomi, ciao a tutti. Ecco, io sto facendo psicologia. L'anno scorso mi sono laureato in scienze tecniche psicologiche a Torino e adesso sto proseguendo facendo la magistrale sempre in psicologia, specializzandomi in psicologia clinica. Consiglieresti la scuola steineriana? Sì, 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 assolutamente. Cioè, io ho fatto maturità quando ancora ovviamente non c'era l'IB e ho dovuto arrangiarmi come tante altre persone, però quello che mi ha dato la Steiner era abbastanza per potermi, per riuscire a uscire dalla scuola e buttarmi, diciamo, nel mondo dell'università. Ho fatto la maturità federale, infatti, ci ho messo un annetto e mezzo. Il sostegno della Steiner è stato importante, ma più che altro per me è stato importante a livello, diciamo, emotivo e personale, perché io ho fatto solo 3 anni, dalla decima alla dodicesima, e prima avevo fatto la pubblica in Italia, dove stavo male praticamente perché non mi sentivo considerato e i professori non gli importava molto di noi alunni, e nel momento in cui mi sono ritrovato a cambiare scuola è cambiato completamente tutto il mio mondo. Dopo essere entrato nella Steiner, 2 settimane dopo siamo andati a fare topografia e lì mi sono proprio sentito parte di un gruppo, parte di qualcosa che è valido, qualcosa che dà importanza, cioè importanza a noi alunni. Mi ricordo la maestra Bricola che arrivava a dirci di andare a dormire perché non voleva che il giorno dopo fossimo stanchi per imparare, cioè questa cosa al liceo italiano non esiste, e quindi mi ha dato molto, molto a livello di valori, morali, e sì, è stato importante. Grazie Filippo e complimenti per tutto il tuo percorso scolastico fino adesso e auguri per il proseguio. Grazie. Della tua vita, qualsiasi cosa farai. E infine Gabriele. Buonasera a tutti. Sì, io ho fatto la scuola Steiner dalla seconda elementare, dalla prima elementare fino alla decima, e devo dire che ho avuto anche un'esperienza fantastica, e anzi che è stata un'esperienza fondamentale nella mia formazione e nel gettare le basi, secondo me, essenziali per avere poi successo nel proseguimento della mia formazione sia educativa che professionale. Io poi ho finito le superiori in Inghilterra e ho fatto il bachelor e un master in geologia all'Università di Liverpool in Inghilterra, e poi ho fatto un dottorato di ricerca sempre in geologia all'Università di Roma 3, e ho lavorato come ricercatore negli Stati Uniti e anche a Roma 3, all'Università di Roma 3. E devo dire che la scuola Steiner veramente ha gettato le basi sia pratiche che teoriche, e mi ha dato una spinta, devo dire, molto importante. Mi sono trovato in diverse situazioni dove aver avuto questa educazione con un'impronta molto pratica basata su esperienze mi ha dato dei grossi vantaggi, e per cui niente, la scuola Steiner credo che sia un percorso molto valido sia per una preparazione diciamo più personale, più a livello di che era una persona solida dal punto di vista del carattere e delle esperienze, ma anche dal punto di vista accademico, secondo me è assolutamente valida e ti prepara in maniera adeguata. Grazie e complimenti per la laurea più importante che abbiamo visto in inquadratura passare. Sì, adesso c'ho 2 figli che vanno alla scuola Steiner, siamo e la piccola si è svegliata, è venuta a toccarmi l'orecchio come suo solito. Bene, allora grazie. Abbiamo passato 1 ora e mezza, devo dire meravigliosa, tutte queste esperienze che si sono confrontate in breve tempo, i maestri, gli alunni, le idee generali della scuola, i traguardi raggiunti.
Ripasso la parola a Silvia per i saluti finali e io ne approfitto invece per salutarvi e ringraziarvi ancora. E mi auguro naturalmente di avere occasione di venire presto a visitare la scuola di persona. Grazie davvero. Grazie e grazie a tutti. Anche per noi questa carrellata è stata straordinaria, emozionante. E proprio mentre ascoltavamo, ci scambiavamo un po' di opinioni qui con Miriam, che è la persona che si occupa dell'accoglienza nella scuola Steiner, quindi si occupa di fare i primi colloqui. E dicevamo proprio che è la scuola più bella del mondo. E anche un commento che c'è stato in chat di Andrea Biffi, il nostro maestro di fisica, che diceva è un peccato che possiamo adesso solo frequentarla chi da insegnante, chi da genitore. È veramente una scuola straordinaria e in questo momento abbiamo ricominciato a fare scuola dopo la quarantena e rivedere i ragazzi nelle aule è veramente qualcosa di straordinario. Credo che sia una scuola che non tutti conoscono, qui abbiamo presentato delle pillole, sono tante ma sono pochissime rispetto a tutte le esperienze, tutte le epoche che vengono fatte nella nostra scuola e quindi passate parola, invitiamo tutti a venire a conoscerla e a sapere di più. Grazie a tutti. È una scuola che ha la waiting list, cioè come siete organizzati a livello di, forse troppo anglosassone nel background, non so. No, diciamo in questo momento speriamo di arrivare ad avere la waiting list, sicuramente è una scuola che è molto inclusiva e non vede l'ora che possiate venire a trovarci. Grazie. Le iscrizioni quando iniziano, scusate? Allora, le iscrizioni sono iniziate, diciamo, già da tempo e consideravamo di tenerle aperte fino a tutto luglio. Abbiamo circa 15 allievi per sezione, per classe, quindi c'è ancora posto. E per quello che riguarda invece la parte di maturità internazionale, quindi dodicesima, che inizierà l'anno prossimo, e poi tredicesima, lì sì abbiamo stabilito il numero chiuso di 15 allievi. Non ne accoglieremo di più, almeno in questi primi 2 anni. Grazie. Di nulla. Complimenti, veramente molto emozionante, stupenda la presentazione. Bravi. Grazie a tutti, maestro.